tra la gente, tristemente. C'è chi dice che piuttosto di rinunciare alla trasgressione, accetterà di finire all'inferno, giustificando ciò che sarà solo per breve tempo. E c'è gente addirittura che dice di volere andare all'inferno, ritenendo il paradiso un posto noioso. Ma la realtà è che se sapessimo realmente ed avessimo piena coscienza di ciò che si cela al suo interno, ci verrebbero i brividi al sol pensiero. Quindi oggi, inshallah, proveremo, citando riferimenti dal Corano e dalla Sunna, a descriverlo. Jahannam, fratelli e sorelle, a differenza di ciò che si possa pensare, non è un luogo fisico, ma una bestia, creata senza pietà ed affamata. Affamata di persone arroganti e ribelli. È stato riportato infatti che al giorno del giudizio esso verrà portato al cospetto di Allah, trainato da 70.000 catene, e per ogni catena ci saranno 70.000 angeli a trattenerla. E dalla sua visione ogni creatura di Allah, anche i suoi stessi profeti, cadrà in ginocchio, pietrificata dalla paura. Il suo fuoco non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello che conosciamo o quello finora scoperto dalla scienza. Sarà nero come la pece e sarà 70 o 100 volte più caldo del nostro fuoco. I condannati all'inferno assumeranno una statura gigantesca, tanto che, disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, il loro dente molare sarà paragonabile alla grandezza del monte Uhud. E questo sarà affinché incrementi la loro superficie nervosa e quindi il dolore. Quando la pelle si brucerà, Allah ne farà crescere una nuova, all'infinito, affinché essi non smetteranno mai di percepire il dolore, trovandosi i recettori di quest'ultimo sotto la pelle. La fame e la sete saranno percepiti maggiormente di come si percepiscono in questa vita, ma l'unico cibo disponibile sarà una pianta spinosa, detta nel Corano Zakkum, i quali frutti, assomiglianti come le descrisse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a teste di diavolo, se cadessero sulla terra, la farebbero esplodere. Mentre l'unica bevanda disponibile sarà un'acqua bollente, simile a metallo fuso. Un'acqua incandescente, la quale ebollizione iniziò con la creazione dei cieli e della terra. Il solo fumo sarà in grado di sciogliere il volto di chi la berrà. Proprio come per il paradiso, anche l'inferno ha montagne, valli e fiumi, ma in essi non c'è nulla, eccetto tormento e punizione. Per quanto riguarda i fiumi, è stato riportato in Musnad Ahmed che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse che esistono due sorgenti. La prima, al-Ghassaq, una sorgente nella quale scorre veleno di serpenti, scorpioni e pus. Un uomo sarà portato ed immerso al suo interno. E quando ne uscirà, tutta la sua carne cadrà dalle sue ossa, come un vestito. Il secondo, al-Ghauta, sarà un fiume dedicato a chi muore alcolizzato, dipendente dall'alcol. Esso sarà un fiume composto dalle impurità delle parti intime degli indecenti e sarà ordinato loro di immergersi al suo interno. È stato riportato che nel Jahannam si trova una roccia scivolosa od una montagna, wallahu alam, sulla quale il condannato sarà trascinato sulla sua faccia, costringendolo a salire. Come dice Allah nel Corano, lo costringerò ad una dura salita. Essa è una punizione difficile e terribile che non permette tregua. Il messaggero di Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Sa'ud è una montagna nell'inferno. Il miscredente sarà costretto a scalarla. Quando porrà la sua mano su di essa, quest'ultima si scioglierà a causa dell'estremo calore e quando la solleverà ritornerà alla sua forma. E così accadrà per il suo piede.
Le case degli abitanti dell'inferno saranno composte da semplici quattro mura, anche se, nel generico, tutto l'inferno è considerato la dimora e l'abitazione del miscredente, così come il paradiso è la dimora del credente, poiché in esso vi rimarranno in eterno. Esiste poi il padiglione, ossia un luogo di ritrovo comune, recintato, che circonda degli attrezzi di tortura, con i quali sono puniti gli abitanti del Jahannam: mazzi, ceppi e catene. Dice Allah nel Corano in Sura Al-Kafir, nei versetti 71 e 72: quando i giochi saranno i loro colli e le catene saranno trascinati in acqua bollente, poi nel fuoco saranno gettati. Il messaggero di Allah sallallahu alaihi wasallam disse, in un hadith riportato in Musnad Ahmed: se una mazza di ferro degli abitanti dell'inferno fosse posta sulla terra e i jinn e gli uomini si riunissero per prenderla, non sarebbero in grado di sollevarla. Ed in un altro hadith, sempre riportato in Musnad Ahmed, disse sallallahu alaihi wasallam: se una mazza di ferro degli abitanti dell'inferno colpisse una montagna, quest'ultima si frantumerebbe in polvere. Esiste poi una parte ghiacciata dell'inferno, chiamata Zamharir, un luogo in cui c'è talmente tanto freddo che chi finirà al suo interno vorrà essere gettato nel fuoco. Disperati, i condannati dell'inferno si recheranno da Malik, il guardiano dell'inferno, l'angelo di cui il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci raccontò, quando lo incontrò nel suo viaggio nei sette cieli, essere senza sorriso, senza compassione, senza perdono, senza pietà. Ma quest'ultimo non li ascolterà. Urleranno: che ci finisca il tuo Signore! Essi vorranno morire. Ma come Allah subhanahu wa ta'ala dice nel Corano, nel Jahannam non si vivrà né si morrà. Allora disperati si rivolgeranno ad Allah, ed Allah subhanahu wa ta'ala darà loro la peggiore fra le punizioni. Dirà loro: siete qui per restare, non parlatemi mai più. E verranno sigillate le loro bocche. Allahumma ajirni minan nar.